Allora, visto che lui vi ha fatto una breve, diciamo, spiegazione per quello che riguarda le ligatrici, adesso vi spiego quello che serve per articolare sia quello che riguarda una porta che quello che riguarda una finestra in legno. Allora, ci sono vari tipi di, chiamiamolo così, vernici. Uno che, diciamo, viene a comprare solitamente reparto, si chiede una vernice. Ovviamente una vernice per lui significa parecchie cose, una vernice può essere uno smalto, una vernice di per sé, la vernice oppure l'impregnante. Queste tre cose qua sono completamente diverse l'una dall'altra. Allora, lo smalto è quello che praticamente va a coprire completamente le venature del legno. Voi lo date sul legno. Sì, non si preoccupi, arriviamo anche a quello. Allora, prima. Ci sono tre tipi, lo smalto che è quello che copre completamente le venature del legno, cioè la vernice che lascia la venatura del legno però viene data solamente in superficie, e infine invece c'è l'impregnante che lascia comunque le venature però penetra all'interno del legno. Logicamente prima di fare questi lavori bisogna controllare se il legno è verniciato, se è verniciato con un prodotto solvente e nel caso in cui si va a dare sopra un prodotto d'acqua bisogna toglierlo completamente, perché logicamente se uno sotto ha un prodotto solvente e va a dare un prodotto all'acqua, all'inizio viene che attacca, dopodiché si forma una vernice. In quel caso qui l'unico metodo per risolvere il problema è grattarlo con la carta vetrata e togliere tutto solvente. La differenza tra solvente ad acqua al giorno d'oggi non c'è differenza. L'unica differenza che abbiamo nel reparto tra un'impregnata solvente e un'impregnata d'acqua è il fatto che tutti gli impregnati d'acqua che abbiamo sono prodotti satinati, l'impregnato solvente invece è brillante. Logicamente quello solvente ha odore e quello d'acqua no, se si vuole avviare questo problema si mette l'impregnante d'acqua tranquillamente e sopra si va a dare una vernice che è trasparente però brillante, così invece si ha comunque la finitura brillante. Sì. Quello d'acqua non ha completamente odore e non è tossico, quello solvente all'interno invece ha acqua razza, di conseguenza se si bisogna fare grandi superfici bisogna prima prendere una mascherina, una mano, perché l'odore si sente. Non è così facile. Esatto, l'unico metodo per essere sicuri di trovare si prende poi addirittura l'acqua, si fa un po' sul pezzettino e si vede. In quel caso devo dire che è un solvente, può succedere il contrario, se sotto una pittura d'acqua o una pittura solvente, in qualunque caso è l'acqua. Il problema è che se lei va a dare sotto solvente alla pittura d'acqua si creano delle bolle, se invece viene a dare sotto la pittura d'acqua, dare sotto solvente, il solvente stacca la pittura solvente e questa legge si sfocca. Sono due cose differenti, perché ovviamente il solvente è più potente di più solvente di più. No, per doppiare con due mani. Esistono degli isolanti solamente nel caso in cui se uno vuole che, diciamo, aderisca meglio il prodotto al legno si mette della vecchia cementita di una volta, quella esiste sia per quanto riguarda la solvente che per quanto riguarda l'acqua, le crea un fondo, diciamo che se ha del tipo il polio o altro le copre totalmente anche quello e lo dica sopra la dare lo smalto. Nel caso in cui uno invece non ha legno ma come in questo caso qui fare il fondo che è laminato, deve dare un fondo per laminare. Sono delle prende per supporti speciali, adesso lo faccio girare, adesso ho tendi che non si aprono perché l'ho usato prima, è un prende per supporti speciali che è creato apposta per quello che riguarda laminati, melaminico, materie plastiche, sono tutti materiali che non sono porosi, che bisogna andare lo smalto normalmente non assorbe. Se voi vedete io questa parte qui, ho dato completamente a pieno con lo smalto, quello prima al fondo, per asciugarsi il fondo, poi ho dato lo smalto. In questa parte qui invece non ho dato il fondo, se voi vedete viene fuori qua. Si nota parecchio la differenza. Invece per lo smalto. Questa parte qui l'ho dato completamente a fondo, vedete che è funzionante. Se voi andate a darlo senza dare il fondo, notate parecchio la differenza. Questo succede perché appunto è un materiale che è completamente liscio, come laminato, come laminico o plastica, e se volete dare uno smalto sopra, ma quello matematico potete dare un fondo sul laminato. Va bene anche per il prodotto d'acqua? Sì, quello lì è il problema per il prodotto d'acqua. Esistono anche quello per il prodotto studente, lo posso far fare un giro nel reparto vernici che ho tutti quanti prodotti, sia per quanto riguarda legno che per quanto riguarda i fondi, così vi faccio vedere. Però esiste tutto quanto, sia per quanto riguarda il prodotto studente, che per quanto riguarda il fondo d'acqua, logicamente sono a posto diversi per il solvente e per il fondo d'acqua. Sempre considerato in qualunque caso
io lo consiglio sempre, sia per quanto riguarda il legno, che è la vecchia cementita di una volta, è la cementita a base della foglia ultimamente, perché io sempre non ho fatto l'acqua per non fa odore, e fatto un fondo che fa aggrappare meglio, di conseguenza il vantaggio è che oltre a far aggrappare meglio la pittura bisogna fare anche meno male dopo. Allora, questo è un problema che mi chiedono spesso con il corso. I fondi vengono fatti per quanto riguarda il legno, sono o bianchi o grigi principalmente. Questo perché, allora, quando è stato creato, diciamo, il fondo, loro hanno fatto sì che hanno messo un colore di contrasto, nel caso in cui uno vada alla pittura, non so, vuole fare questo scheletro verde, per guardare il fondo, dopodiché quando va a dare sopra lo smalto, vedi come va. Nel caso in cui invece lei va a dare il fondo bianco con lo smalto bianco, deve fare molta più attenzione perché lo smalto non deve andare bene. Questo succede anche per quanto riguarda il ferro, per esempio, e le antirugine di contrasto sono fatte a posto, ci sono rossi, arancioni, grigi, perché quando uno va a futurarli almeno vede dove la sua parte. È solo una questione che uno può stare un po' meno attento alla pittura perché vede di più il prazzo, se è uno sta attento di assolutamente. Il fondo è solo bianco quello che non va sopra invece se ne ha parte vuole perché praticamente possiamo fare sia il tintone con il colore che sceglierei oppure ci sono già pronti di dire le cose. Possono essere però anche delle sfumature, no? Il colore lascia. No, quello no, allora, considerando quelli prodotti che abbiamo noi, l'epato, sono già tutti quanti pronti all'uso, di conseguenza non vanno ben diluiti né niente. In quel caso che dice lei c'è il rischio che venga fuori questo problema qua quando ci sono pronti da diluire. Di conseguenza bisogna stare a mescolarli parecchio perché sennò sotto e più lecce sopra viene un po' meglio. Però tutti i prodotti che abbiamo noi sono già pronti all'uso, di conseguenza non c'è questo tipo di problema. Allora, la cementita è solitamente si dà... Come la cementita di una volta. Esatto, la cementita di una volta adesso la troverete più in giro con la cementita. La laccatura lei vede completamente la natura. Di conseguenza, se lei va a dare la laccatura, va a dare la cementita e sopra la forma della laccatura, la natura non la vede più. La cementita è totalmente corretta. Nel caso in cui lei vuole fare la laccatura, esistono dei fondi fatti apposta che sono dei fondi che si chiamano turatori. Questi sono fatti apposta, sono completamente trasparenti appunto per lasciare ancora le venature. Dopodiché sopra va a dare una vernice e dopo la vernice va a dare sulla laccatura. In quel caso lì vuole fare la laccatura. Però come fondo, se vuole fare la laccatura, vuole essere le vernici e le dare più acqua e solvente. Per qualsiasi cosa c'è sia acqua che solvente. E questo qui appunto non fa non copre le venature di conseguenza della sua venatura. Esatto. Un altro problema che è molto comune è quando voi dovete andare a toccare una porta per mettere un buco o altro, le venature si coprono. E quello è un problema che voi andate a coprire il buco, però comunque vi resta il segno dello stucco praticamente, perché lo stucco non avendo venature è stato fuori. Lo coprite totalmente, infatti ho fatto apposta a segnare tre righe perché vi farò vedere su questa parte qui come agisce lo smalto, su questa qua l'impregnante e alla fine la vernice, in modo che si vedano le tre differenze. Se voi andate ad applicare uno smalto sopra lo stucco potete stare tranquilli perché tanto comunque vi coprerà totalmente il prodotto perché non dovete più vedere la struttura né niente. Nel caso in cui dovete andare usando impregnante potete avere la tuta. Esistono degli stucchi anche che sono tinta legno che fanno sì che si noti un po' di meno logicamente, però comunque voi notate il contorno perché sono quello che è. Allora, ricapitolando tutto quanto, prima di fare questi lavori qui ci sono due possibilità. O usare, nel caso in cui uno ha parecchio tempo, prende la carta vetrata e se ci sono superfici piccole le grata a mano. Se ha superfici grandi, lo so, tipo questa porta qui, per dare una grattata prende le rigatrici che avete visto prima, per dare una grattata non serve grattare fino a fondo, cioè fare fino a legno e basta.
Se il problema di vedere se può fare fino a lì o meno si pone quando io ho questa finestra qui, per esempio, smaltata di conseguenza un colore bianco tipo smalto e voglio farla diventare un colore di legno. In quel caso lì io devo portarla completamente fino a fondo perché lo smalto può prendere la pupilla, di conseguenza io devo togliere completamente lo smalto e lasciare che sia la pupilla. In quel caso lì io devo portarla fino a questo, è l'unico caso in cui devo portare a togliere. Esatto, per cogliere facilmente non esiste niente. Allora, esistono o le levigatrici o degli sverniciatori. Lo sverniciatore... Esatto, anche quello fa parte dello sverniciatore che ce l'abbiamo qui. Allora, se sono smalti, il problema diciamo che si risolve molto facilmente, perché lo smalto tende a fare pellicola, di conseguenza, o con uno sverniciatore o con uno sverniciatore ad aria calda, che sono le pistole praticamente che usano i carrozzieri per sverniciarci, crea praticamente con il calore delle bolle d'aria, dopodiché con una spatola viene via molto facilmente. Con lo smerizzatore invece c'è un altro tipo di problema. Voi l'ho applicato, l'ho lasciato agire circa una mezz'oretta, lui comunque mi crea delle grinze diciamo sopra la pittura e viene via facilmente. Però prima di tornare a smerizzare dovete aspettare dai 3-4 giorni perché comunque viene assorbito dal legno. Conseguenza, se voi andate a pitturare sopra con un altro vernice 2 ore dopo, c'è il rischio che comunque gli faccia le grinze perché butta fuori ancora il prodotto sverniciante, in quel caso lì è più risolto. Allora, poi basta che fate lo sverniciante, una fantasia mezz'oretta, dopodiché con una scatolina grattate tutto quello che viene via, con dell'acqua calda, pulite la superficie, esatto, pulite la superficie o anche l'alcol, perché è sufficiente. Esatto, alcuni punti ovviamente con lo sverniciatore non è che viene via tutto perfettamente, soprattutto se ci sono insenature o altro, bisogna prendere la carta vetrata e grattarla direttamente. In quel caso lì è l'unico caso in cui bisogna appunto prendere la carta vetrata. Sì. Sono quei prodotti di componenti o monocomponenti, però comunque sono parecchi resistenti, non si vuole fare un passaggio, non è basta per fare un passaggio, quindi non ho mai contato il produttore. Una volta qui ho sbagliato, ma con la pacchetta da bravo, basta. Il pensatore, se riusciamo dopo a fine corso, aspetta un attimo che ci asciughi, vi faccio vedere come agisce qua, che non l'ho detto prima, che ci asciuga un po'. Praticamente le alza, le distacca la polizia e fa le polizia. Conseguenza con la spatola. Con la bandetta di lancio, la spatola, la dita, sì, però... Allora, se ha superfici grosse, conviene dare via con la spatola. Se ha superfici piccole, può dare appunto con la camera di carta molto fine o con la paglietta normale che si usa per, diciamo, togliere il pelo agli impregnati. Quella che si usa nel mezzo. Usa anche questa praticamente, però... Vi consiglio di prendere quella più spessa con grana perché se no fa parecchia fatica, poi io soprattutto per quanto riguarda i tentatori che sono più resistenti. La soda caustica si può usare, io personalmente non la consiglio mai perché se sbaglia uno brucia il legno, due si brucia le mani. Quello si può usare, noi ci abbiamo i scagli di conseguenza per diluire. Non può applicare nello stesso modo in cui applica la termina lo sferizzatore, però se lo lascia troppo rischia proprio di bruciare il legno. Una volta che il legno è bruciato, deve togliere parecchie superfici di conseguenza vedere che dopo non è più riuscito allo stesso modo, però si formano le conto. Quindi non la consigliamo mai. L'unica cosa che per quanto riguarda sia il legno che per il muro, quando voi avete dei buchi o altro, dovete mettere lo stucco, praticamente ritira come ritira su voi. Conseguenza vi conviene sempre dare una parte che resta più in superficie, aspettare che si asciughi, quando si asciughi vedete che si è ritirato di parecchio, può essere anche inserito sotto il livello di conseguenza sarà la un'altra scottatura e dopodiché ritirare alla fine. Adesso io mi faccio provare giusto lo stucco per chi vuole provare, che qua ho un po' di prezzo di... Sì, tranquillamente. Allora, questo qui particolarmente è uno stucco per alto, tanto riempimento di conseguenza per spessori che sono abbastanza grossi. Si può risolvere questo problema usando uno stucco qualunque, solo che bisogna fare una passata a volte, bisogna fare
due linee a tendere, perché c'è Shuri a D2 e a D2. Questo qui invece Zappo ha passato soltanto, si può dire fino a 10 minuti, cioè pensa è molto più spesso rispetto agli altri. Adesso vi do una scopo per chi vuole provare. Questo pezzettino qua. Allora, ecco, tranquillamente è molto semplice. L'unica cosa è che se voi andate a tirarlo troppo, vedete che vi resta il segno, se io lascio come l'ho applicato adesso, se vedete, quando c'è su lui vi tira, va sicuramente sotto la superficie, per caso di dover tornare dalla marca passata e poi piattando normalmente. Esatto, le conviene lasciarlo un po' di più in superficie e piuttosto lunga, perché sta molto di meno che a fare la volta passata per restituire quel tempo. Però l'ho fatto tranquillamente, sì. Allora, si parte da per togliere il grosso, solitamente vi consiglio sempre una grana 80, più che sufficiente, perché se voi prendete una grana che tipo è 40 o parecchio bassa, rischiate che se schiacciate troppo fa dei soldi nel legno, essendo che il legno comunque è un prodotto abbastanza morbido rispetto a del ferro o del muro, comunque rischiate che non ha poi dei soldi, dopodiché dovete andare a stuccare e mettere i soldi per andare. Quando partite la grana 80, dando la prima passata, poi la prossima passata deve essere su una 240, 320 per fare una piccola. Altra cosa, questo qui succede, quello lì è uno stucco che potete scolare sia per muro che per legno. Quindi non posso mettere nessun tipo di problema. Se no ci sono dei prodotti che sono solamente per legno, esistono sia bianchi che colorati di legno, che sarebbe questo per particolare. Questo qui è un prodotto che si chiama pasta di legno, all'interno ha proprio delle fibre del legno, di conseguenza resiste molto di più rispetto a uno stucco. No, ha una fibra che non è i baratri ci sono di vari colori, non sono così chiaro, non c'è scuro, ci sono varie colori, sì, però quando lei lo applica è come se lei avesse uno scudo, non so, per esempio quello lì, pinta o pinta nel colore soltanto, perché se lei non è scuro, ma più o altro, quello là, perché è proprio un po'. Si può fare anche così, tanti lo facevano anche in altro modo, avremo lo stucco naturale, dopodiché la segatura del legno che usavano insieme alla resina lo buttavano dentro per uscire a fondere il colore. Si può fare in questo modo qui, adesso nel metallo questi qua sono già ben iniziati, così adesso si risolve il problema molto più facilmente. E questo qui è molto più. Lo può aggiungere, però adesso vi faccio vedere il problema che si pone, perché è un colore che comunque è parecchio denso, uno stucco che è denso, di conseguenza se deve stare a mescolarlo con un colorante non è così semplice come si fece. Ah, esistono dei coloranti anche per quanto riguarda qualsiasi prodotto. Io che uso dei cercare il colore. Esatto, se sono pitture d'acqua non c'è nessun problema, questo qui è un stucco d'acqua, di conseguenza non c'è nessun problema. Lei mette un colorante d'acqua sul prodotto d'acqua, non fa una migrazione. Se lei va bene un colorante solvente dentro un prodotto d'acqua, vedete che il colorante della resta in superficie è colorante sopra, perché non legano i due prodotti. Però rispetto ai colori è molto più denso. Vedete che se io faccio così, vedete. Sì, lo stucco per legno, proprio molto denso, non darà mai di un'altra, sì. Questo è lo stucco metallico? Simile allo stucco metallico, solo che solitamente lo stucco metallico, perlomeno quelli che abbiamo noi, sono bicomponenti. Questo qui è il monocomponente, in questo non ha induritore, non ha niente, si asciuga come lo stucco per duro. Altra cosa che vi accenno rapidamente, se volete usare dei prodotti su delle porte in legno o anche finestre o qualsiasi mobile, vi consiglio sempre di dare un antitavo, un antitaro, praticamente quello che uccide quegli insetti che vi creano un